Eccoci qua, buonasera a tutti, cari ragazzi. Questa sera, leggermente in ritardo, sì, una decina di minuti, siamo qui in stanza pronti per le qualifiche del secondo round. Come sapete, ci troviamo a Brands Hatch. Queste saranno due gare, entrambe di giorno, a differenza della scorsa gara, che era gara 1 di giorno e gara 2 di notte. Ma non mancheranno le gare 2 di notte nei prossimi round. Ora aspettiamo che tutti siano pronti per partire con la qualifica e ci gustiamo questo secondo round. Ora, giusto per darvi qualche riferimento, approfittando del fatto che ancora non siamo decisamente pronti per le qualifiche, vi posso dire che si sono visti dei 37 bassi nei migliori casi, parlando di tempi, e forse dei 36 alti. Questo bisogna vedere se effettivamente accadrà, ma intanto gustiamoci queste qualifiche tenendoci presente questi tempi. Ciao Brillotto, ti stavo per cazziare, come mai? Per il ritardo, ma non è ritardo mio, te lo garantisco. E vediamo un po' che stanno continuando ad entrare. Gustiamoci questa gara insieme. È molto divertente questa pista, tra l'altro. Probabilmente a naso direi forse più difficile sorpassare qua rispetto che a Silverstone. Per via della conformazione della pista, per via di alcune curve molto particolari in cui c'è una sola linea, quindi che si passa uno alla volta, e anche probabilmente la pista un po' più stretta. Vediamo un po' qui la chat. Ma quanto è bella la livrea di Emmanuel. Andiamo a vedere la livrea di Emmanuel, che mi sembra di capire sia la livrea fatta da Brillotto, quindi Brillotto si sta facendo proprio una pubblicità marchettata. Bella, bella. Magneti Marelli anche questa, come l'altra volta. Ne avevo viste un paio di Magneti Marelli. Eccolo, eccolo, vedi che ti ho scoperto, Brillotto. Comunque, siamo in 19, la stanza è quasi piena, quindi questo è il segno che le qualifiche sono incombenti. Caro Brillotto, vero? Quindi a questo punto la presenza di Brillotto in chat mi dà l'opportunità di ricordarvi anche l'appuntamento di domani. Come sempre, il giorno dopo il trofeo delle Abarth c'è il Rookie Cup, il campionato rookie, e quindi il campionato per i debuttanti. Si userà la Tamo, è una macchina decisamente diversa da questa, anche leggermente più veloce, quindi vi invito a seguirla. Sul canale Twitch di TNT Palermo, come già avrete fatto la settimana scorsa. Eccoci qua. Allora, probabilmente avete già guardato le classifiche, ma ne approfitto di questo momento di pausa prima delle qualifiche per andare a riguardarle un attimo qui nella pagina di Scuderia Pit. Allora, intanto bellissima la grafica con le mascherine e le livree di ogni auto, bellissima. Veramente bella, veramente bella. Molti hanno anche il numero personalizzato. E beh, ovviamente Tragic Manager è primo. È primo perché ha vinto la gara 1 e poi è arrivato terzo in gara 2. Quindi tantissimi punti, veramente. Un piano Candle 89 in seconda posizione, a 11 punti da Tragic. E sicuramente l'ha aiutato molto il vincere gara 2. Ora non ricordo esattamente il piazzamento di gara 1, però certamente è andato a punti, perché il primo posto da 25 punti. Poi abbiamo un X-File in terza posizione, Ronald Spears in quarta posizione a pari punti con X-File, quindi a 30 punti entrambi, e poi X-Bacco a 24 punti. E queste sono le prime 5 posizioni. Poi in realtà le posizioni sono tutte un po' più ravvicinate a livello di punti. E quindi vediamo dopo questo secondo round come evolvono queste posizioni in classifica. Intanto segnalo ovviamente che tutte le news sul campionato le potete seguire su Scuderia Pit e su Forza Motorsport Time Attack,
Ad esempio, ci sono stati dei reclami dopo il primo round e avevamo effettivamente notato delle cose un po' particolari, degli incidenti e degli episodi un po' fuori dalla norma. Comunque, come vediamo, stiamo per partire. Scusate il mio italiano che questa sera non è il massimo, devo ricaricare la lingua italiana. Scusatemi. Ma ci siamo pronti. Allora, siamo partiti per le qualifiche. Primo giro non indicativo. Restiamo sulla livrea di Emanuel. Anzi no, voglio andare sulla livrea di Tragic Manager, che come sapete, come avrete certamente seguito, ha vinto il Driver of the Day della gara scorsa, ovviamente. Ovviamente dico, perché è primo in classifica, ha vinto gara 1 e è arrivato terzo in gara 2, quindi dedichiamo almeno questo primo giro di lancio, di riscaldamento, a Tragic Manager, che intanto continua a far fumare le ruote posteriori della sua Abarth. Brillotto, bello il sorpasso di Piano, non so cosa, su Zaffo in gara 2. Piano Kendall 79. Piano Kendall 79, uno dei pit più veloci. Non ricordo esattamente il sorpasso, ad essere sincero. Però lo potete riguardare, ovviamente. Ora faccio la automarchetta, lo potete guardare sul mio canale. Tanto il video è ancora disponibile per una settimana, il video del primo round. Questa è una pista veramente, veramente tecnica. Il settore che sta affrontando adesso Tragic, cioè il settore un po' più misto e più stretto, la carreggiata è veramente stretta, anche se non sembra da queste inquadrature, è molto difficile, è tanto difficile restare puliti e veloci allo stesso tempo. Dico puliti perché, essendo una qualifica, ovviamente verranno tenuti in considerazione solo i giri puliti come giri migliori per il posizionamento della griglia. Allora, adesso mettiamoci i tempi sul giro, così possiamo iniziare a vedere un po' che tempi ci sono, anche in considerazione dei riferimenti che vi ho dato poco fa. Vediamo un po', restare ancora su Tragic. Farò questa cosa, dai, ho deciso che di gara in gara il pilota del giorno verrà almeno inquadrato per le prime fasi della qualifica. Vediamo un po'. Credo che sia tra l'altro l'unica Abarth di questo colore rosso pieno. Tutte le altre hanno colori diversi o più colori. Questa sembra un po' più monocolore, monocromatica. Vediamo un po', si vedono dei primi tempi, ma sono ovviamente dei tempi di lancio, per cui non sono assolutamente utili per avere un riferimento. 39, 39,4, 39,5, direi che siamo ancora alti. Aspettiamo di vedere almeno un 38, se non meglio. Ecco qua, ad esempio avete visto in diretta che Tragic è andato leggermente troppo interno e lì certamente avrà preso un taglio. Quindi il gioco avrà eliminato il giro che stava per fare, contrassegnandolo con il bollino del giro sporco. Qui è molto difficile, veramente. E oltretutto, come saprete, se si prende il giro sporco all'ultimo settore della pista, si sporca automaticamente anche il giro successivo, per cui soprattutto nell'ultimo settore bisogna prestare molta attenzione. Allora, vedo un po' delle posizioni che si scambiano, vedo ancora dei 39 come giri migliori, quindi direi che ancora non sono entrati nel ritmo giusto. 38 e 1 di Zaffo, 38 e 1 anche di Tragic, quindi ancora si può decisamente abbassare. 37 e mezzo di Marciguaro, quindi sì. Già si vedono dei tempi interessanti. Vi ricordo ovviamente che i tempi che vedete là in alto non sono ordinati in base alla classifica della qualifica, ma sono ordinati in base alla posizione sulla pista dei piloti, per cui non fatevi ingannare da quelle posizioni. Poi leggeremo la qualifica, la classifica della qualifica
finale una volta finite le qualifiche. Ora, per ora mi pare di capire che il giro migliore lo ha fatto Marciguaro con un 37,5. 37,7 Bacco, vedo ora. Per ora sembra quello il miglior tempo, 37,5. 37,9 di Ironhack 88, mentre qua Tragic ci porta verso il rettilineo per lanciarsi per un nuovo giro. Tragic Manager 37,3, quindi ha abbassato il tempo di Marciguaro di altri 2 decimi. Ci stiamo probabilmente avvicinando a quello che è il tempo target, il tempo obiettivo per questa qualifica di oggi. Quindi 36 alto barra 37 basso, già un buon tempo 37,3. Vediamo se riusciranno ad abbassare. Intanto qui vediamo Tragic e X-File che per un momento sono assolutamente insieme. Sembra uscire leggermente, sì, leggermente meglio. Tragic, portarsi alla caccia degli. Intanto ho visto Marciguaro 37,3 anche lui, ma un 3,92, quindi leggermente più lento. Però a dimostrazione del fatto che le prestazioni ci sono e questi tempi si possono fare. Attenzione, un fuoripista di Emanuel in una zona del tracciato molto veloce, forse la curva più veloce della pista. E poi 37,5 di X-Back. Oh. Direi che 37 e 8 di Tienati Palermo. Ci sono già vari 37, quindi probabilmente si ripeterà la situazione della prima qualifica, come vi ricorderete, con moltissime macchine, moltissimi piloti ravvicinati dopo la qualifica, sostanzialmente con due grupponi che si erano creati, che poi erano i grupponi che si vedevano anche in gara. Vediamo se questo nuovo e penultimo giro ci porterà dei tempi più interessanti da rilevare. Vediamo un po'. 37,4, 37,3. Direi che non sembra ci siano stati miglioramenti significativi. Anche qualche 38 basso. Vediamo, vediamo. Sei di Bacco. Poi l'importante in una fase come questa, quando hai più giri a disposizione per fare un buon tempo di qualifica, è anche il prendere subito il passo, cioè subito entrare nell'ottica di riuscire a sprigionare fuori la miglior prestazione. Quindi per ora avremo Tragic Manager primo, Marciguaro secondo e se non mi ricordo male X-Bacco terzo perché aveva fatto un 37,5. Se non mi è sfuggito qualche altro tempo che comunque mi fermeremo meno, finite le qualifiche. Intanto ovviamente vi ricordo che anche questa sera, anzi anche in questo round, e cioè da domani fino a giovedì a mezzanotte potrete scegliere, potrete votare il vostro pilota preferito, il vostro driver of the day, a cui verrà dedicato un post, come lo è stato per il nostro Tragic Manager, che ha fatto un 37,1, visto, mentre parlavo, quindi ha abbassato l'asticella di altri 2 decimi e direi che ci siamo, perché era più o meno il tempo di riferimento che mi avevano dato. Però invece vedo un Marciguaro 37,175, quindi a 60 millesimi da Tragic. Molto competitivo questa sera, Marciguaro che sì, forse a Silverstone mi sembrava avesse qualcosa in meno. Invece questa sera sembra marcarlo veramente da molto molto vicino. Vediamo se anche in gara si ripeterà lo stesso scenario. X-Bacco 37,5, Ironhack 37,7, 37,8 di Ronald Spears. Anche lui scende sotto il muro del 38.
Quindi abbiamo già 5-6 piloti sul 37, poi molti altri sul 38 e via dicendo fino a dei 40, 41, vedo qua, 42. Possiamo vedere le ultimissime curve del nostro tragico, a cui a questo punto ho dedicato le inquadrature di tutta la qualifica, ma era più interessante seguire i tempi piuttosto che le varie inquadrature. Vediamo se riesce a migliorare ancora il suo giro. Cosa ci dice la nostra grafica? 37 e mezzo, no, direi che non è riuscito a migliorare. A questo punto bisogna aspettare che ci mandino la classifica finale di queste qualifiche, nel caso mi siano scappati o ci siano scappati dei tempi. Se vi sono scappati dei tempi, scrivetemi pure in chat, che è sempre ovviamente ben accetta come cosa. E vediamo, quindi per ora sembra che Tragic e Marciguaro abbiano fatto dei tempi fotocopia leggermente più staccati rispetto agli altri, e che partano in prima fila, prima e seconda posizione. Però è tutto da vedere anche in funzione gara. Aspettiamo che tutti completino le qualifiche. Come sapete, ognuno può decidere di frenare, di prendere dello spazio, di prendere del margine per non essere disturbato dalle macchine che lo precedono. Disturbato a livello di concentrazione per fare un buon giro, ovviamente. Eccoci qua. Ritorniamo in stanza e vediamo un po'. Rimaniamo in attesa che ci mandino questa classifica. Tanto vi ricordo ovviamente che gara 2 avrà la griglia invertita, cioè i primi 10 classificati di gara 1 partiranno con la griglia invertita, e questo significa che chi arriverà primo in questa gara partirà dietro. Ora, essendo una pista in cui superare è difficile, probabilmente lo era anche Silverstone, ma credo che in questo caso, vuoi per la carreggiata più stretta, vuoi per la conformazione proprio della pista, credo che sia ancora più difficile in questo caso. Quindi, a maggior ragione, qui vedremo dei piloti favoriti in gara 2 per partire davanti, e dei piloti che invece dovranno cercare di un po' sgomitare, di fare del loro meglio per cercare di guadagnare dei punti preziosi anche nella seconda gara. Vediamo già la stanza settata subito, e ora aspettiamo di vedere l'ordine della classifica. Tanto noto che questa sera non siamo in 20 in stanza, quindi 19 partecipanti, ma sì, siamo in due in meno, perché l'altra volta eravamo con la stanza piena, quindi in 4 in meno. Abbiamo qualche assente, chissà se riesco a capire chi è. Gian Master, Secert, Marciguaro, Leon RB. Beh, AGM Demonix mi ricordo che c'era, e invece questa sera manca. No, non mi sembra di ricordare. Sinkable Penny forse. No, Sinkable Penny c'è. Emmanuel c'è, Black Shadow c'è. U Cannibali manca, l'altra volta c'era, sì. E poi non ricordo chi altri. Vabbè, comunque non è importante. Allora, qua mi dicono dalla regia che purtroppo mancano gli screen delle qualifiche per un problema tecnico, per cui cercheremo di capire la griglia di partenza una volta sistemata la stanza e la relativa griglia. Intanto Zaffo07 in chat riappare
Come ti permetti, brillotto, di ricordare un sorpasso su di me? Zaffo, che ha il dente avvelenato per essere stato battuto nel Driver of the Day da Tragic. Ovviamente Zaffo è un pilota molto amato. Messaggio, eccolo qua, che forse... Ok. Non mi confermano quello che vi ho appena detto. E niente, comunque... A meno di sviste, le prime tre posizioni dovrebbero essere quelle che vi ho nominato, che ho cercato di tenere a mente durante la qualifica, per cui vediamo un po' la griglia una volta sistemata. Intanto Zaffo Driver of the Day, Zaffo 07, siamo già a un voto. Zaffo con una mossa molto vile, devo dire, molto proprio... bassa, si permette di autovotarsi. Direi a questo punto di bandire Zaffo per questa gara dal Driver of the Day come avvertimento. Allora, mi sembra che ci sia qualche livrea in più rispetto alla volta scorsa. Questa non la ricordo così. La livrea di Peppuccio, e poi mi sembra di averne vista un'altra, questa anche, non me la ricordavo, questa di Clio Angelo, un po' in stile Ken Block. E neanche questa, no, questa la ricordavo, scherzo. Sì, Zaffo, vile addirittura, proprio vile, proprio nella maniera più assoluta, quindi cerca di rispondermi in pista e fai una bella gara. Tanto qui c'è un promesse di voto in cambio di soldi. Direi di invalidare anche il voto di Brillotto. Buona gara Peppuccio, buona gara, in bocca al lupo. Aspettiamo a questo punto che siano tutti pronti. Sembra che ci siamo. Sembra che possiamo partire, infatti viene avviata la stanza. Vediamo per un istante se le posizioni sono quelle. Allora, Tragic Manager, Marciguaro, X-Bacco, Zaffo 07 quarto, Iron H quinto, Ronald Spear sesto, Palermo, Piano Candles, Syncable Pen, X-File, Jam Master, Liam, Clio Angelo, Leon RB72, Emanuel Secerot, Black Shadow, Giannino e Peppuccio. Mi sento Giancarlo Mazzoni che leggeva i nomi velocissimamente in qualifica. Prima della partenza della gara di Formula 1. Ed eccoci qui, pronti per partire. Round 2, Brands Hatch, Abarth RVD Trophy. Ci mettiamo con la telecamera su Tragic Manager. Essendo primo, guardiamo un po' la partenza. Vediamo questa visuale, visuale replay per questa volta. E direi una partenza abbastanza regolare, sembra, nonostante la pista sia molto difficile. Subito sembra che Marciguara voglia tentare di dare un'occhiata all'interno di Tragic Manager, ma Tragic Manager ha una uscita veramente buona da curva 2 e subito mette qualche metro. Marciguara pattina molto col posteriore. Spostiamoci subito sulla visuale di gioco ora per guardare meglio X-Bacco, che subito attacca all'interno Marciguara, sicuramente approfittando dell'uscita non buona di Marciguaro, e quindi ora è Bacco a prendersi la seconda posizione, ma Marciguaro, un po' di scia ad aiutarlo, si affianca nel rettilineo. Questa è una curva molto difficile, Bacco lascia tantissimo spazio e Marciguaro ha un po' esagerato quella frenata, infatti non è riuscito a finalizzare il suo attacco e si trova ancora in terza posizione. Intanto dietro vediamo delle auto molto 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 ravvicinate darsi battaglia. Devo aspettare ancora un istante prima di andare a guardare per vedere se effettivamente Bacco rimane saldo in seconda posizione. Sembra di sì per il momento, per cui mi sposto temporaneamente su Piano Candles, ad esempio, che mi sembra
abbiamo una buona visuale del gruppo. Guarda come è uscito forte TNT Palermo, molto più interno, sicuramente è riuscito ad aprire prima il gas e si affianca sul rettilineo di partenza con mezza macchina, forse neanche. Tira la staccata qui, è molto difficile trovare il punto di staccata giusto, sono tutti e due al limite. TNT Palermo è riuscito a passare, vediamo se Piano Candles riesce a restituire il sorpasso, però sembra essere molto più debole la sua staccata rispetto a quella di TNT Palermo e quindi rimane in ottava posizione. Dietro vedo che qualche complimento viene scambiato, davanti non mi sembra che ci siano grandi attacchi, forse TNT Palermo sì, su Zaffo probabilmente lo ha bussato, come si suol dire. Sarei ancora qui per vedere se effettivamente si vede qualche attacco da parte di TNT Palermo. No, direi che non sembra uscito bene, anzi sembra che Piano Candles si voglia rifare sotto a TNT Palermo. Intanto Tragic sta proprio andando via. TNT Palermo ancora sugli scarichi di Zaffo 07, guardiamo meglio dal suo punto di vista. Molto impiccati entrambi, questo è un settore molto difficile, come vi dicevo. Vediamo se qui riuscirà a uscire meglio, esce meglio di Zaffo perché Zaffo sbaglia, la sua uscita viene compromessa e anche Piano Candles si affianca, però qui Zaffo ancora all'interno, sicuramente difenderà molto forte. Intanto TNT Palermo qualche metro senza esagerare, ma se l'è preso. Vediamo se in curva 1 qui Piano Candles riuscirà a sferrare un attacco nei confronti di Zaffo, che sembra resistere all'esterno. L'uscita non è così male, Piano Candles però ancora interno e può seriamente attaccare in questa curva 2, un tornantino verso destra a 90 gradi, e escono entrambi bene, però Zaffo è leggermente più indietro ora all'interno. Molto molto bella questa battaglia, molto corretta, sembra che Piano Candles l'abbia spuntata, decisamente sì. Ora mi voglio spostare dietro per vedere se succede qualcosa di interessante anche qui. Andiamo su al bordo di Leon RB 72, subito tallonato da Liam. Mi sembra che non ci siano delle battaglie, ma mi pareva che Emanuel fosse vicino a Giannino. No, sembrava un po' più vicino da quella telecamera. Però Emanuel lo vedo andare largo, purtroppo ha un po' sbagliato la frenata, Giannino ne approfitta senza concedere nulla proprio subito, lo fa molto bene. Attenzione Giannino, qui l'uscita non è delle migliori, Emanuel cerca di attaccare all'interno, questa è una curva difficilissima, attaccare qua è veramente difficile. Sono di quei punti dove vi dicevo c'è solo una linea e si passa solo una alla volta, infatti Emanuel non ha attaccato in quel punto giustamente. Ed è rimasto in 17esima posizione. Poi abbiamo Secero in 18esima che, approfittando di un'uscita non ottima di Emanuel, cerca di trovare uno spazio all'ultima curva per infilarsi. Emanuel copre bene, riesce a coprire bene. Intanto vediamo un po' più distaccato Peppuccio, che si trova in 19esima posizione con la sua Abarth marchiata Amaro del Capo. Molto bella questa livrea, veramente bella. Quindi torniamo nelle posizioni più avanti e vediamo che Tragic Manager ha qualche metro, direi non tantissimi, essere onesti, su X-Bacco e poi Marciguaro. I primi tre sono equidistanti l'uno dall'altro. Poi abbiamo un Ronald Spears e Iron H in quarta e quinta posizione. Intanto voglio mettermi i tempi sul giro per vedere anche i passi, che vediamo dei 37 e mezzo sostanzialmente nei primi tre, quindi un buon passo se si pensa che le prime posizioni avevano dei tempi di 37.1, 37.3. Un piccolo errore di Iron H, però non sembra esserci nulla di così ravvicinato in questa zona, quindi vorrei spostarmi in questa zona della griglia dove vediamo X-File, che è molto vicino Thinkable Penny e lottano per la nona posizione. Ricordiamo X-File ha fatto due buone gare, gara 1 e gara 2
del primo round a Silverstone, soprattutto gara 1, ricordo, ha fatto un buonissimo secondo posto davanti a Timothy Palermo e dietro Tragic Manager. Intanto vediamo inquadrato anche il canale Twitch di X-File, facciamo una marchettata anche in questo caso, che sta trasmettendo tra l'altro, quindi se volete potete guardare la sua live, vedrete la gara trasmessa costantemente dal suo punto di vista. Ovviamente qui un leggero errore di X-File che compromette un po' l'uscita da questa curva, e Jammaster insieme a Black Shadow che guarda da lontano sembra avvicinarsi un po', anche se in questo caso lo vediamo commettere un errore. Vediamo qui cosa succede, c'è un AGM Angelo alle prese con Liam, credo che sia l'unico giocatore non italiano di questo campionato al momento, pare inglese, che esce molto meglio dalla curva precedente, si affaccia sul rettilineo, si affaccia e si affianca all'interno di AGM Clio Angelo e lo supera senza troppi complimenti. Qualche sportellatina, il Clio Angelo sembra aver un po' forse spinto Liam. Vediamo di noi. Intanto vediamo il giro migliore, Xbacco 37-1. Vediamo se ci può essere qualche altro contatto, qualche altra battaglia tra questi due. No, sembra che Liam abbia preso qualche metro ormai di stacco, mentre gli ultimi in griglia sembrano un po' più distanziati. Vorrei muovermi ancora tra i primi posti per vedere se effettivamente sta succedendo qualcosa. Qui abbiamo Xbacco che è sempre lì, è sempre sui 20 metri e qualcosa, e anche Marciguaro nei distacchi da Xbacco, quindi i primi tre assolutamente stesso passo, ma addirittura direi i primi quattro, perché Ronald Spears sì, forse ha qualche metro in più di distacco, però per il momento non sembra aver perso totalmente il contatto. Tra l'altro nell'ultimo giro ha fatto un 37-3, quindi un ottimo tempo in funzione passo gara. Vediamo che i primi 5, 6, 7, 8, 9, i primi 8 hanno girato sul 37, per cui sicuramente si ripropongono, anche se in maniera un po' diversa, i due gruppetti che abbiamo visto a Silverstone, quindi i primi 9, anche se in questo caso si potrebbe molto distaccato. L'ho detto i primi 8, scusatemi. E poi effettivamente c'è un secondo troncone dalla nona alla dodicesima posizione. Però per non dimenticare invece l'ultimo troncone. E qui vediamo un sorpasso, l'ho visto proprio dalla mappa, di Iron H su TNT Palermo, che deve avere per forza sbagliato l'uscita o commesso un errore, perché era veramente evidente il sorpasso sulla mappa. Sa che non abbia messo qualche errore, dei danni. Danni non ce ne sono, ma un piccolo danno alla trasmissione. Ok. E qui dietro vediamo invece che Zaffo 07 e Piano Candle sono veramente ravvicinati, ma veramente tanto. 07 cercherà di trovare uno spiraglio per entrare, oppure magari un errore da parte di Piano Candles, ovviamente non gli auguriamo, e anche in questo caso mi sento un po' Giancarlo Mazzoni. Ma attenzione, perché vedo un Xbacco a occhio avvicinato rispetto a Tragic. Sì, perché Marciguaro ha perso qualche metro, invece sembra che Xbacco l'abbia guadagnato qualche metro, è sotto i 20 metri e ha velocità alta, quindi si può dire che sia l'effetto elastico. Sembra avere un ottimo passo, entrambi ovviamente. Ma sembra che in questo caso ne abbia qualcosa in più, almeno in questa fase della pista, della gara, anche se vediamo commettere un errore da parte di Xbacco. Non prende finalmente la corda della penultima curva. È molto difficile questa pista, per quello che riguarda i cordoli. Sì, effettivamente ha perso qualche metro, quindi direi che possiamo concentrarci su delle posizioni
più indietro, qui vediamo sempre Zaffo 07 alle prese con Piano Candles, sempre direi alla stessa distanza, non sembra aver fatto dei passi avanti in questo, quindi vediamo un po', andiamo a cercarci proprio qualcosa di interessante. Questi sembrano veramente vicini, ma veramente tanto. Vediamo un Clio Angelo che viene tallonato veramente veramente tanto da Leon RB72 e dietro un Sacerdote che guarda, come sempre non è solo un guardare, ma sicuramente può voler dire voler approfittare della situazione nel caso in cui ci fossero degli errori da parte dei piloti. Invece Liam sembra essersi staccato ormai da Clio Angelo, essersi preso qualche metro da lui, scusatemi, ed Sacerdote che attacca Leon RB. Ora siamo sul rettilineo, deve aver perso molto in quell'uscita perché vedo che perde dei metri in fase di allungo. Questo sicuramente gli ha compromesso la manovra, l'attacco. Vediamo Giannino, Emanuel e Peppuccio distaccati, probabilmente con un passo un po' più lento rispetto agli altri piloti questa sera. Black Shadow che esce abbastanza bene, devo dire, dalla penultima curva, è in scia di Jam Master. Vediamo se riuscirà a finalizzare un attacco nelle prossime curve o se rimarrà lì con lui. Jam Master non esce benissimo neanche dall'ultima curva e Black Shadow è veramente vicino ora, a 7 metri. Vediamo se riuscirà a sferrare un attacco in questa curva. È molto difficile qui veramente attaccare, è meglio preparare l'uscita per curva 2, per lanciarsi a curva 2. Infatti Black Shadow la prepara bene, non riesce a trovare uno spiraglio. Jam Master difende bene in questa curva 2, c'è curva 3, anche questa molto particolare per quanto riguarda i cordoli, l'uscita, e sembra essersi messo al sicuro Jam Master, quindi tutto come prima, niente è cambiato. Nelle posizioni di test vediamo ancora i primi tre con Tragic Manager e X Bacco a una certa distanza, Marciguaro forse leggermente staccato, poi Ronald Spears, Iron H, Palermo li vedo, mi sembra abbastanza vicini, ma potrebbe essere un effetto della mappa. Diciamo che sono lì, sì, diciamo che non si abbandonano, ma non si stanno neanche prendendo a schiaffi, forse no, perché in realtà Palermo è uscito molto forte da quella curva, anche dalla penultima curva, una buona uscita, ora è veramente vicino Palermo, ci mettiamo sulla sua visuale, vediamo se riesce a sferrare un attacco qui alla penultima curva. È molto importante uscire forte e Iron H invece esce molto più forte, apre il gas molto prima e quindi riprende quei metri che aveva perso dalle ultime due curve. E si è vista una schermata nera, vorrei che fosse crashato qualcuno. Intanto siamo al decimo giro ormai, quindi ormai tre giri con questo che sta andando ora. Peppuccio, no, sembra che ci siano tutti, e 19 più volte. È stato un caricamento del gioco. TNT Palermo è ancora lì, non ha abbandonato l'idea. Vediamo se da questa curva riuscirà a trovare un buono spunto. Invece no, pattina vistosamente, perde molto terreno l'Iron Hack. Qui è importante uscire veramente forti, per lanciarsi bene su questo lungo rettilineo. Come dicevamo, le prime posizioni rimangono invariate, mentre dietro vedo invece delle posizioni molto ravvicinate, con Black Shadow che ancora sta tallonando Jam Master, molto molto vicino. Che non riesca nelle prossime curve a farsi un po' più minaccioso, oppure se Jam Master riuscirà a difendersi adeguatamente dal suo attacco. Però effettivamente Black Shadow sembra averne di più, perché è già qualche giro che lo tallona. Però vedete, non sembra poi riuscire ad essere costante, consistente in questo attacco, e ogni tanto commette degli errori che lo allontanano da Jam Master. E questa curva, sì, Jam Master non è stato perfetto, ma ha avuto un'ottima uscita, devo dire. No, è scomparso
scomparso Black Shadow. Non c'è più. È crashato Black Shadow. Che peccato, cazzo. Era lì. Era lì che se la stava giocando. Peccato veramente. Vediamo se la grafica me lo conferma. Sì, è sospeso, è sospeso. È crashato Black Shadow, peccato. Veramente peccato. E quindi a questo punto vediamo solo Clio Angelo e Sephiroth che si danno battaglia. E siamo ormai al penultimo giro di questa gara 1 a Brands Hatch. Clio Angelo non un'uscita perfetta da questa curva, Sephiroth si avvicina, guadagna qualche metro. E ancora un'altra frenata molto importante. E Sephiroth sembra voler approfittare dello spazio lasciato da Clio Angelo, ma purtroppo va troppo interno, va sull'erba. In realtà una traiettoria ottimale li prevede che non si vada subito all'interno proprio per preparare l'uscita su questo lungo rettilineo, però Sephiroth ha esagerato con il suo attacco e si è rallentato molto la velocità per l'uscita. Direi che a questo punto siamo all'ultimo giro, ormai è l'ultimo giro, l'unica battaglia che vedo in pista ancora PNT Palermo e Iron H, dall'inizio gara non si sono mai staccati, mai separati, ancora lì a darsi battaglia. Questa è un'occasione molto ghiotta per TNT Palermo, però Iron H chiude molto bene l'interno, molto molto bene, e non lascia margine di manovra a TNT Palermo. Voglio controllare se il primo è ancora Tragic Manager, i primi tre sono ancora gli stessi, quindi non è cambiato nulla. Torniamo qui su TNT Palermo perché sembra effettivamente essere la fase di gara più interessante in questo momento. Intanto devo dire che a occhio sembra proprio che i primi tre si siano leggermente staccati anche tra di loro, oltre che essersi staccati da Ronald Spears, che evidentemente non aveva il passo sufficiente per stare con loro a un certo punto. Piano Candle si è forse avvicinato di qualche metro, ma non sembra che le cose possano cambiare di qui a qualche curva. E... no ragazzi, Marciguaro lo vedo fermo. Ho visto un punto fermo, è Marciguaro. No, vedo Marciguaro secondo. C'è qualcosa che non va nella grafica. Tragic Manager è quarto. Tragic Manager deve aver commesso un errore perché l'avevo visto fermo. Forse è uscito sulla ghiaia. Sulla ghiaia, e quindi va a vincere X-Bacco. X-Bacco seguito da Marciguaro. E terzo posto per Ronald Spears, che a questo punto, sì, riesce a tagliare il traguardo davanti a Tragic Manager. Mentre vediamo che in questi ultimi passano la linea del traguardo. Ho controllato anche che TNT Palermo continuasse la battaglia con Iron H, ed effettivamente Iron H è riuscito a passare davanti a TNT Palermo. Sephiroth, un grande attacco, molto molto deciso. Visto solo la fine non saprei dire bene la dinamica, ma si prende alla 13ª posizione su AGM Clio Angelo. Quindi Leon RB72, poi abbiamo Giannino, poi Emanuel e Peppuccio. Andiamo un secondo su Emanuel, la sua livrea Petronas, e poi Peppuccio. Quindi vediamo un po' la chat. Brillotto che dice che la macchina di Peppuccio è una sua verniciatura. Peppuccio, con questa fanno due marchette. Alla terza marchetta bisogna provvedere a un bonifico, anche qua. E quindi vediamo un po' il risultato finale della classifica di questa gara 1, che quindi purtroppo ha visto l'errore sul finale di Tragic Manager, e che quindi ha perso anche il podio addirittura, perché è arrivato quarto. Sono tanti punti in meno purtroppo, come sapete, dalla classifica, e quindi se ne avvantaggiano molto X-Bacco, Marciguaro e discretamente anche Ronald Spears, che è stato molto molto bravo a rimanere in quarta posizione
senza farsi risucchiare dal gruppo del quinto e del sesto, Iron H e TNT Palermo, che stavano battagliando, e quindi si aggiudica la posizione più bassa sul podio. In questo caso, quindi, eccoci qua la classifica che vi dicevo. Il caricamento del gioco direi che non ci assiste, che è molto lento, come sapete. Che quindi verrà i primi 10 capovolti. Per gara 2 ci deve essere qualcosa che non va, perché non mi carica la griglia. Quindi, come dicevo, vedrà i primi 10 capovolti. Quindi vedremo un X-Bacco partire decimo, Marciguaro ovviamente partire nono e Ron Spears partire ottavo. Poi un settimo posto ovviamente per purtroppo il Tragic Manager, che ha perso così la vittoria di gara 1, e dopo aver fatto una pole position e una gara sempre sempre veramente davanti, quindi se la meritava. E via via tutti gli altri. Eccoci qua, TNT Palermo che saluta, reduci dalla battaglia con Iron H di questa gara 1. Saluta Antonio. Dai, Christian, raccontaci un attimo anche qui in chat, facci un commento riguardo alla tua gara 1, alla tua battaglia con Iron e alla tua gara in generale. Mi ricordo che anche gara 1 sarà di 12 giri, quindi vedremo lo stesso format di gara sostanzialmente. Ho fatto l'assetto 2 minuti prima della gara, ci dice Palermo. Beh, potevi fare allora qualcosa di meglio, devo dire. Ma il duello Zaffo Piano, dice Zaffo. L'ho inquadrato all'inizio di gara 1, poi però in realtà non si è più visto. Eravate sempre un po' più distanziati per essere considerato un duello. Quindi abbiamo inquadrato di più altri duelli. Intanto che è finita gara 1, vi ricordo la votazione per il pilota del giorno, quindi valutate bene anche in base ai vostri gusti, alle vostre preferenze, quale può essere per voi il pilota del giorno di oggi, considerando gara 1 ma anche gara 2 ovviamente. Quindi votatelo e vediamo un po' chi vincerà questa volta. Palermo che scrive Buzz, no, Buzz questa sera non sarà con me in telecronaca, e qualcuno forse non lo sa, ma questa sera ci poteva essere anche il nostro Buzz a fare la live con noi. Forse ci sarà qualche altra sera, ora vedremo anche in base ai suoi molti impegni. Però in ogni caso noi siamo qua a farvi compagnia il martedì sera, e già che ci siamo vi ricordo anche che la prossima gara non andrà, non ci sarà la prossima settimana come è successo per questa gara, ma la vedremo il 4 di maggio, quindi salteremo la prossima settimana per ritrovarci la settimana successiva. E la settimana successiva ci vedremo a Long Beach, quindi molto interessante anche in questo caso, e anche in questo caso vedremo sia gara 1 che gara 2 nelle stesse condizioni ovviamente. Invece settimana prossima, il martedì, ospiteremo il campionato multidivisione, se siete interessati, con le Touring Car, le Forza Touring Car in classe S. E qua invece un'altra marchetta di Palermo, questa sera è la puntata marchetta comunque, devo dire. Palermo che ci ricorda che domani c'è il Rookie, che ho già ricordato a inizio telecronaca, lo ricordo anche adesso a questo punto, con TNT Palermo e credo Zaffo, che faranno questa live. Intanto TNT Palermo fa dei riferimenti a cose che non mi è concesso dire, ne parleremo dopo. Ormai siamo tutti pronti, quindi aspettiamo solo che Tragic Manager sia pronto e poi partiamo per questa gara 2,
che comunque me l'aspetto molto più combattuta di gara 1, che già era combattuta. Abbiamo visto più sorpassi di quelli che almeno io mi aspettassi, per cui vediamo se gara 2 ci darà ancora di meglio, come è successo per il primo round. Eccoci qui, quindi vediamo X-File in prima posizione, Sinkable Penny, Zaffo 07, Piano Candles, TNT Palermo, Iron H, Tragic Manager, Ronald Spears, Marciguaro e X-Bacco i primi 10. Poi Jam Master, Liam, Secerot, AGM Angelo, Leon RB, Giannino, Emanuel Peppuccio e Black Shadow, ce l'ho fatta. Black Shadow purtroppo parte in ultima posizione perché si è disconnesso senza essere riuscito a tagliare il traguardo e quindi viene visualizzato come ritiro. Eccoci qua alla partenza di questa gara 2, X-File. Sembra una partenza unica per ora. Vediamo la mappa, vediamoci a full screen questa partenza. Vediamo già un attacco, mi sembra di capire, di Zaffo 07 nei confronti di Piano Candles e TNT Palermo su Iron H. E direi già di spostarci perché qua le cose si fanno serie. Si fanno serie, mettiamoci la telecamera giusta. Metto al centro di gruppo così per vedere bene cosa succede. Tragic Manager già è ancora nel gruppo, ma già inizia a sgomitare per recuperare posizioni. Qua vediamo una fila indiana perfetta, guardate, un trenino fantastico di scie. Piano Candles spia all'interno di Zaffo 07. Sinkable Penny, guardate che imbarcata che ha preso la sua Abarth. Intanto tiene di Palermo. Piano Candles, un incidente con Zaffo 07 purtroppo, e vanno a perdere delle posizioni da TNT Palermo e anche da Iron H, e ne guadagnano proprio questi due. Sinkable Penny intanto perde l'auto sull'erba, mamma mia ragazzi, che rischio, poteva anche essere preso da TNT Palermo. Purtroppo Sinkable Penny si trova ora in posizioni molto più arretrate. Intanto TNT Palermo è in seconda posizione, quindi sfortunatissima la sua partenza, e X-File che sembra andarsene. Vediamo qui dietro che cosa succede. Farmi su la posizione giusta. Tre ragazzi, tre su questo rettilineo, è una cosa mai vista. Marciguaro molto 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 aggressivo, distaccata. Piano Candles si tocca con Marciguaro che gli fa perdere la posizione, e Iron H che assiste a tutto questo e dice: beh, io mi prendo l'interno e poi vediamo cosa riesco a fare. Vediamo la mappa che anche in questo caso mi disturba. No, Marciguaro sembra essere quello che ha perso più di tutti da questo confronto, ma in realtà non ha perso la voglia di contrattaccare ancora. Si porta all'interno in maniera molto decisa di Iron H. Iron H è costretto ad allargare molto la sua traiettoria in uscita. Ronald Spears intanto, ragazzi, quanti errori, non aspettavo di vedere tutti questi errori. Intanto Liam nei confronti di AGM Clio Angelo, quante battaglie, tantissime battaglie come sempre in questa gara 2. Ci regala il posizionamento di griglia invertita dei primi 10. Iron H si è preso qualche metro nei confronti di Marciguaro. Intanto Liam è riuscito a superare AGM Clio Angelo. E qui voglio portarmi un secondo più avanti perché vedo un Tragic Manager molto molto determinato a superare Zaffo. Si ripropone il confronto di Silverstone di gara 2, in cui vedevamo un Tragic Manager cannibale nei confronti di Zaffo, ma anche molto molto corretto e con moltissimo fair play nei suoi riguardi. Vediamo se anche in questo caso vedremo una bellissima battaglia. Questa è una pista che regala delle battaglie. Vedete Tragic Manager come prepara l'uscita di curva 1 per uscire veramente molto più veloce di Zaffo, che invece ha un'uscita un po' più lenta. Concede l'interno, Tragic Manager se lo prende tutto, ovviamente non se lo fa ripetere due volte. L'uscita non è perfetta di Tragic Manager. Zaffo 07 sembra voler provare un incrocio, non lo porta a termine, e Tragic Manager esce meglio e si porta in seconda posizione alla caccia quindi dei primi due. E quindi TNT Palermo vediamo che si è già un po' avvicinato nei confronti di X-File di qualche metro.
anche se in realtà hanno un po' di margine nei confronti del terzo classificato. E vediamo, vediamo un po', è veramente un bel casino questa gara. Questi due mi sembrano molto vicini, Ronald Spears e AGM Clio Angelo sembra un po' più in difficoltà con il passo gara, e in nona posizione Ronald Spears si porta all'interno dopo essere uscito molto meglio, approfitta dell'errore di AGM Clio Angelo e supera. Intanto Xbacco, ragazzi, è partito decimo e si trova undicesimo, quindi non una partenza ideale per lui. Forse ci siamo persi qualcosa. Ora si trova in undicesima posizione, quindi direi a centro gruppo, seguendo la battaglia tra questi tre. Abbiamo Emanuel Jammaster e Leon RB72. Vediamo come Emanuel osserva la scena, forse cerca di preparare meglio l'uscita per il rettilineo. Jammaster sembra essere uscito bene, quindi si porta al riparo da eventuali attacchi. Anche se sembrava volesse affondare veramente tanto la staccata su Leon RB. Intanto vediamo subito giro veloce di X-File 37.3, a dimostrazione del fatto che il passo c'è. C'è il passo, ragazzi. E ci sono anche questi due qui dietro che aspetterei un attimo a inquadrarli, perché vedo Jammaster che si porta in... che peccato, come avete visto stava cercando di attaccare Leon RB, ma ha veramente esagerato in quell'uscita e ha perso la macchina. Leon RB, c'è un contatto tra i due, c'è un contatto, Leon RB viene, sembra spinto fuori da Jammaster, e Emanuele a questo punto ne vuole approfittare perché Jammaster non è uscito bene, i due si affiancano, direi anche molto simili devo dire. Jammaster frena molto profondo in questa staccata, si porta davanti, Emanuele esagera un po', una linea non perfetta gli fa perdere dei metri, e anche Leon RB, ho visto, non è stato esente da errori. Vediamo queste ultime posizioni che vedono un Sinkable Penny in sedicesima posizione, Black Shadow quindicesimo, che ha già recuperato qualche posizione, mi fa piacere dato che è stato molto sfortunato in gara 1, mentre in 14esima posizione è male. Messo un errore, Sacerot in 17esima posizione, vedo un Giannino in 18esima posizione che è andato molto largo all'ultima curva, e poi Peppuccio molto distaccato, deve aver avuto un problema credo, vediamo se sulla sua macchina ci sono dei danni. Non ci sono dei danni, no, probabilmente avrà fatto un errore guida, sarà andato lungo in qualche curva. Riportiamoci davanti perché voglio vedere cosa è successo. Allora, X-File è ancora primo. NT Palermo è ancora secondo e Tragic Manager è ancora terzo, ma in questo momento si trova a una distanza molto più ravvicinata. Quindi nei prossimi giri sicuramente potremo vedere qualche cosa di interessante tra questi tre. Concentriamoci a questo punto sul gruppone che vede protagonisti Marciguaro, Piano Candles e Iron H, sono sempre loro, sono sempre qui, hanno un passo molto simile. Un leggero fuori pista di Marciguaro che compromette leggermente la sua uscita da quella curva. Veramente difficile in questa pista essere precisi e veloci. Tragic Manager 37.1, quindi sta avvicinandosi nei confronti delle prime due posizioni. Voglio vedere questi due, Liam e Ronald Spears, che stanno lottando. Invece c'è anche Bacco, siamo in tre qua. Vediamo chi la spunterà. Liam concede all'interno a Ronald Spears, che però c'è un contatto. È difficile giudicare in questo momento. E sembra che Liam abbia chiuso la linea, ma sarebbe da rivedere meglio. Potete rivederlo guardando la live, ovviamente, se siete curiosi. Ronald Spears trova all'interno a curva 1 e Xbacco sembra uscire meglio. Mamma mia, no, che peccato, che peccato. Credo che non si siano capiti, ci sia stata un'incomprensione. Jammaster qui fa un lungo, sicuramente disorientato da Liam, che era molto lento. Quell'incidente, peccato veramente per Liam, sfortunato anche in questo caso. Anche a Silverstone aveva avuto dei problemi, qui vediamo un danno del 3,7% del motore.
purtroppo è un danno non indifferente anche in una pista che diciamo non è proprio da motore come questa, però sicuramente si sente con delle potenze così ridotte. Peccato veramente per Liam. Intanto qui davanti vediamo che questi tre iniziano a scaldarsi, li ho visti molto ravvicinati, e qui davanti vedo X-File fermo. X-File, per aver fatto un errore, forse nello stesso punto in cui Tragic Manager in gara 1 aveva fatto un errore. Piano Candles, ragazzi, scusate, ma proprio la telecamera. Piano Candles l'ho visto uscire molto male dalla penultima curva. Veramente tanti errori, ragazzi. Essere da soli a guardare tutta questa gara e cercare di guardare tutto è veramente difficilissimo. Ma veramente tanto. Il piano Candles cerca di recuperare la posizione nei confronti di Marciguaro, e sta difendendo la quinta posizione. E vediamo se ci sarà l'attacco di piano Candles. Curva 2 non sembra portare a buon fine l'attacco. Quindi a questo punto davanti non abbiamo più X-File, abbiamo un Tragic Manager di già. Siamo persi il sorpasso di Tragic Manager su TNT Palermo. Tragic Manager 37-0, miglior tempo di questa sera. Quindi abbiamo Tragic Manager prima posizione e TNT Palermo seconda posizione, che per ora si trova a una ventina di metri da lui. Vediamo se riuscirà a tenere un buon passo e magari restare con lui fino alla fine e giocarsela, oppure se non riuscirà a tenere il passo. Ha avuto un'uscita un po' più sporca rispetto a Tragic, non ha perso tantissimo ma evidentemente ha perso qualche metro. Gustiamoci un attimo la guida, mettere una bella telecamera. Vediamo dove. No, direi che non è la telecamera giusta. Teniamoci questa guida, almeno inquadrare qualche curva di Tragic Manager. Tienati Palermo che non accenna a distanziarsi. Telemetria. Molto aggressiva questa scalata. E quindi ritorniamo, devo concedergli qualche curva di pura guida. Sì, i primi due sono un po' più staccati. Ora qui vediamo un bel troncone che si è creato dalla terza alla settima posizione. Mettiamoci alla sesta, vediamo se riusciamo a vedere bene. Proprio X-File ha perso veramente tanto tempo, tante posizioni. Sarà veramente difficile a questo punto recuperare, perché i passi sono tutti molto molto simili come abbiamo visto. Poi Ronald Spears e X-Bacco sono un po' più distaccati. E qui abbiamo invece il terzo gruppone, quello più frammentato, con Leo Angelo in decima posizione, Jam Master che lo tallona da vicinissimo. Voglio mettermi sulla quadratura di Liam, sicuramente quadrerà bene l'eventuale battaglia. Intanto restiamo sempre con un occhio sulla mappa per notare eventuali battaglie o eventuali purtroppo errori, come ce ne sono stati tanti oggi. Jam Master è uscito molto male, ha preso la ghiaia, Liam ne approfitta. Si porta in undicesima posizione, a questo punto alla caccia di AGM Clio Angelo, quando ormai mancano 4 giri alla fine. Preso questo. Qui vedo un Black Shadow abbastanza vicino al Leon RB72, arriva veramente vicinissimo, non si toccano. E qui un Emanuel. Voleva provare l'attacco qui Black Shadow, sarebbe stata una bellissima manovra, ma
Purtroppo non c'era spazio, ha dovuto abortire il tentativo di attacco di Leon RB, che qui prende i cordoli, qui veramente, veramente, se prendi i cordoli vieni molto rallentato, e purtroppo Black Shadow si trova in una posizione un po' particolare, avrebbe cercato di evitare il contatto con Leon RB, non ho visto malizia in questa manovra e purtroppo lo ha accompagnato fuori. E invece Sephiroth qui si porta davanti a Emmanuel, che però gli restituisce l'attacco. Restituisce l'attacco in curva, non saprei il numero, ma dopo il rettilineo. Brutta uscita di Emmanuel, che sembra aver perso qualche metro. Sephiroth tenta di farsi vedere. Niente, perde qualche metro, quindi si ritrovano in quindicesima e sedicesima posizione. Vediamo la mappa, vediamo un po'. C'è stato qualche cambiamento. I primi due sono sempre gli stessi. Tragic Manager ha dato qualche metro in più a Tieniti Palermo, segno del fatto che il passo dei due non è lo stesso. E poi abbiamo un Zaffo in terza posizione, quindi sul gradino più basso del podio, che si trova a dover competere con Iron H, che in questo momento è veramente vicinissimo, molto aggressivo, vuole il terzo posto, ma Marciguaro sembra uscito forte, veramente forte. E sembra essere anche lui in grado di lottare per il terzo gradino del podio. Qui Iron H non difende, questa è una curva molto difficile che non permette attacchi se non quando si è veramente affiancati. Direi che non sembra esserci un attacco incombente. Ci sono due errori, Zaffo e Iron H che sbagliano. Improvvisamente Marciguaro si affaccia e colpisce il posteriore della macchina di Iron H. Piano Candles vuole approfittarne a tutti i costi, vuole con due ruote sull'erba, supera Iron H all'interno. Vediamo se resiste all'interno, sembra che ce la faccia, anche se l'uscita non è delle migliori. Ovviamente Iron H ora è all'interno con Marciguaro dietro, che spintona, sgomita per passare, vuole assolutamente lottare, e Zaffo ringrazia e se ne va. Sembra capitalizzare il suo terzo posto in questa gara 2. Marciguaro ancora aggressivo nei confronti di Iron H, molto combattivo il nostro Marciguaro stasera, e X-File complice questa battaglia, si è avvicinato. X-File ha colpito il posteriore di Marciguaro in uscita. Anche in questo caso sembra un altro incidente di gara, non saprei bene valutare. Ovviamente vi ricordo che tutti i piloti possono mandare un modulo per reclamare degli incidenti successi in gara o degli episodi che sono stati secondo loro scorretti, e i nostri giudici di gara, il nostro direttore di gara valuterà l'episodio, ogni episodio. X-File in questo momento sembra aver perso qualche metro. Iron H invece non sembra aver perso la voglia di lottare per la quarta posizione, è veramente appiccicato a Piano Candles. Vedevo il primo vicino a qualcun altro, ma è semplicemente un doppiato, quindi mi concentro su questa battaglia. Ormai siamo agli sgoccioli della gara, perché è praticamente l'ultimo giro dopo questa curva. Tragic Manager che ha capitalizzato anche gara 2 e arrivando questa volta primo, a differenza di gara 1 dove purtroppo sembra aver commesso un errore proprio nelle ultime fasi di gara, nelle ultime curve. Piano Candles sta difendendo molto bene, sta veramente dando del suo meglio per stare davanti a Iron H e permettere qualche metro, e sembra che abbiano preso qualche metro nei confronti di Zaffo, che è sì terzo, ma sembra leggermente più lento di questi due. X-File e Marciguaro in sesta e settima posizione, ancora Iron H molto minaccioso nei confronti di Piano Candles. Mi scuseranno gli altri piloti se rimango su questa battaglia, ma è la battaglia più interessante, più in alto in classifica in questo momento. Intanto do un occhio alle altre posizioni.
con Black Shadow e Leon RB che si danno battaglia, e Sephiroth e Sinkable Penny. Tanto Tragic Manager affronta la penultima curva di questa gara 2 e si appresta a portare a casa un'altra vittoria. E purtroppo questi due invece non sembra abbiano nient'altro da dirsi, sembra che queste rimangano le posizioni. Quando ormai siamo all'ultima curva, c'è un incidente, Zaffo su Peppuccio che era doppiato, chissà se questo avrà provocato dei danni. Ormai siamo all'ultimo rettilineo, Zaffo riesce a tagliare il traguardo terzo, fortunatamente non ha creato danni a Zaffo, spero che non li abbia creati neanche a Peppuccio. Vediamo se le posizioni rimangono le stesse anche sulle altre battaglie. Ora andrò subito da Peppuccio, prima voglio vedere se c'è qualche altro confronto, direi di no. Anche questo sicuramente può essere un episodio da rivedere. Ok, fortunatamente non ci sono danni, Peppuccio non ha perso posizioni, anche se purtroppo era in ultima posizione, molto distaccato da tutti gli altri piloti. Eccoci qua, quindi siamo Giovanni, buonasera, e anche Gabri, buonasera, buonasera a tutti e due. Non so se siete dei partecipanti, forse Giannino, non lo so. Cosa ne pensate di questa gara 2? Mi prendo un secondo di pausa e arrivo subito con le nostre consuete interviste. Eccoci qua, ben ritornati cari ragazzi. Allora, come sapete il nostro Tragic non ha a disposizione delle cuffie e il microfono, perché l'avrei invitato, effettivamente ha fatto un'ottima gara 2 recuperando dalla settima posizione, purtroppo ha fatto un brutto errore in gara 1 e si è pregiudicato la vittoria anche in quella gara, quindi... E dovendo scegliere tra chi rimane, intanto qui vediamo che viene settata la gara per la prossima, per il prossimo round, il 4 di maggio a Long Beach. Dovendo scegliere, io scelgo sicuramente TNT Palermo e X-File, che ci hanno fatto vedere delle belle battaglie. E vediamo un po' se mi viene in mente qualche altro nome che si è distinto in questa serata. Sì, voglio invitare loro due per adesso. Voglio vedere un po' cosa hanno da dire su questa gara. Allora, voilà, buonasera Cristian. Mi senti? Eccoti, ti sento. Buonasera. Allora, secondo posto in gara 2
primo posto per un po' di giri davanti al nostro Tragic. E volevo invitare anche X-File, ma vedo che è uscito, o sbaglio? Non lo vedo online, però. Ah no, scusami. Adesso lo vedo. Eccolo qui. No, volevo invitare voi due perché mi sembrava che foste quelli che ho notato un po' di più. Allora, eccoci qua. Vi ricordo di attivare l'audio. Già fatto. Pare che in live non si senta. Vedo Brillotto che mi dice che non si sente in live. Provate a parlare. Chi è che non si sente? Mi senti, Brillotto? Senti, siamo che gli Gizfiles? Sì, dai, adesso sì. Perfetto. Comunque, dai, ragazzi, avete fatto un'ottima gara 2. Vi ho invitati perché ho visto tante battaglie da parte vostra, anche qualche errore purtroppo. Com'è stata questa gara, questo secondo round? Molto peggio del primo. Ok, inizia tu. Vista, non lo so, quando ho iniziato a provare andavo bene. Man mano che si avvicinava la gara andava sempre peggio, e stasera è stata la cosa peggiore che abbia mai fatto su sta pista, cioè. Quindi non sei andato come volevi? No, assolutamente no. Lontanamente da come andavo alle prove. Gara 2 parto primo, vedevo un buon ritmo, sai, gara 2 parto primo, c'era un buon ritmo, a un certo punto non so che cazzo mi è successo e non ci ho capito più niente, pensavo a sbagliare tutto, a girare pianissimo. E quando peccato, perché il ritmo era buono. All'inizio sì, ho fatto i primi 3-4 giri con un buon ritmo, poi ti sei ricordato che sei X-Files e decidi di tornare indietro. No, poi mi è venuto in mente la giusta lucenia a tamburo. Bella. No, comunque è stata bella, è stata veramente divertente. Ho visto anche tanti errori rispetto a Silverstone oggi. Vabbè, la pista era la pista più difficile. Infatti, la pista era molto più stretta, molto più tecnica sotto certi punti di vista rispetto al Silverstone. Considera che qui, come avrei visto, basta stare vicino a qualcun altro e lungo l'errore era. Sì, infatti c'erano più sorpassi perché si approfittava di un errore di quello davanti che non un sorpasso costruito che te lo vai proprio a prendere. Ragazzi, vi chiedo una cosa che non ho fatto nel primo round. Vi chiedo di essere onesti, però vi chiedo di fare questo gioco insieme a me, di scegliere, di provare a scegliere, poi ovviamente verranno selezionati, però di proporre dei nomi per il pilota del giorno che poi andranno in votazione. Ve lo chiedo a entrambi. Escluso Tragic. Fammi anche solo un nome se volete. No, escluso nessuno, potete scegliere chi volete. Potete dirmi un solo nome, potete dirmi chi volete. Guarda, le Greg proprio avrebbe detto lo sport, perché vince sempre lo sport. Però un pilota del giorno. Il pilota del giorno, io dico X-Files perché mi sta sorprendendo con l'assetto suo, quindi sta viaggiando. Anche a me sta piacendo molto X-Files ultimamente, però non lo dico troppo ad alta voce che sennò poi siamo che altro fraintendere, già si sta sono secciato da solo, quindi addirittura no, ci stai emozionando. Invece te, X-Files? No, guarda, allora forse il più costante di queste due gare secondo me è stato Zaffo. E a livello di costante, perché gara 1 parte quarto, arriva ottavo, poi in gara 2 è partito terzo, è arrivato terzo, quindi sì, ha avuto un piccolo contatto con Peppuccio alla fine. Curva. Vabbè, ma è escluso, è riuscito ad arrivare terzo. Escluso Tragic perché è troppo facile dire Tragic. Certo. Io l'ho votato la settimana scorsa, però lo escluderei, perché sennò ogni settimana dovrei di Tragic, quindi questa volta lo escludo.
Certo. E pure Il Tragic Lord. fa il campionato di quegli altri, il Tragic. Sai, dico una cosa, magari dico una cosa un po' antipatica adesso, non me ne voglia né Tragic né nessun altro. E, quando sei a un certo livello, come lo è Tragic, ora non è per fare il fanboy, ma è Ma effettivamente è velocissimo. così. Quando sei a un certo livello e vedere degli errori, come ad esempio, si sono visti questa sera, un errore purtroppo che gli è costato la vittoria, ma anche il podio, perché era primo ed è arrivato quarto in gara 1. Non so se lo nominerai pilota del giorno, ma proprio perché, essendo Però gara Tragic, 2 sapendo parte quanto è decimo, veloce, no, scusa, parte sesto in gara 2 o è partito settimo, settimo in gara è 2, arrivato è primo. arrivato primo. Era più E difficile allora io rispetto a gara 1. sicuramente era più difficile, sì. Però anche approfittando magari di qualche eliminazione, di qualche errore, come ad esempio il tuo. Tu hai perso il podio per un errore, purtroppo. No, ecco, però magari, ecco, non voglio risultare antipatico, però sapendo quanto veloce va Tragic, questi errori non so se lo voterei come pilota del giorno oggi. Lo dice uno che l'ha votato la volta scorsa, Sì. perché io ho votato Tragic pilota del giorno a Silverstone. Per cui non lo so, a me siete piaciuti voi due, vi ho invitati perché vi Ah, siete io distinti. mi sono A me piaciuto di più dispiace la per gara gara 1, scorsa. devo essere sincero. A me Quella. dispiace per gara 1 perché ho preso il ritmo, ma avevo Iron davanti e quando l'ho passato ho fatto l'errore e sono tornato dietro. Se no forse non potevo andarla a recuperare. Poi Brillotto dice che si offre per pagare, si offre previa pagamento a dare il suo voto o a Zaffo o a X-File. No, no, no. Dice che vi manda il suo IBAN e poi vi mettete d'accordo. Oh, in questa gara no, la scorsa sì, ma vediamo la prossima. Intanto Zaffo chiede l'invito alla diretta. Ahia, Ma gli hai detto che Zaffo non è l'MVP della serata, almeno non per ora, e quindi non deve No, avanzare Zaffo nessun diritto. ha fatto un bel terzo posto in gara 2, però a questo giro mi sembrava che ci fossero altri che si fossero distinti un po' di più. Ragazzi, e a questo punto abbiamo concluso anche questo secondo Oh, round. devi da Zaffo, però dobbiamo dire che c'è da dire. Che c'è da dire? Eh Avrà da dire le sì. sue solite cose. Dai, invitiamo Zaffo un secondo. Vediamo un po' cosa ci dice. Solo per dirgli che è scarso. Allora, come scivo su sta pista? Sì. Come adesso ritratta, sta dicendo no scherzo, ciao a tutti. No, no, ormai ti è arrivato l'invito, ormai devi entrare. Anzi, Vigliacca, questo te lo scagliamo dalla prossima volta. Se la prossima volta do ti dovrò invitare, non ti invito, ormai ti ho invitato adesso. Già 2 inviti su 2, basta. Poi dicono che faccio favoritismi. forse voleva sapere se l'hai salutato durante la diretta, che lui a queste cose ci tiene, lo sai. Ah, sì. Che tra l'altro domani saluterà me nella diretta. Eccolo, eccolo Zaffo, Eccomi. attivati pure l'audio. Già fatto. Allora, premesso che ti ho invitato perché me l'hai chiesto tu, ma non l'avrei fatto, e l'ho detto anche nella No, live, che io ho questo venga sentito, ma no, lasciato agli sapevo atti. che dovevi invitarmi, però facevi un po' il prezioso, va bene, hai detto invitiamo No, anche gli no, altri stavolta, anche se hanno io fatto non una ti gara volevo invitare. mediocre. No, hai fatto un bel terzo posto e sembrava che verso la fine avevi qualcosa di meno rispetto a chi ti inseguiva, però alla fine sei riuscito a portarti a casa il podio. Eh sì, arrivavano un po' su da dietro, qualcosina in più in gara 2 avevano, soprattutto Iron, che girava molto forte, però hanno fatto un paio di cavolate fra loro e mi è andata anche bene. Sì. E purtroppo loro avevano un bel passo, però alla fine erano sempre un po' in battaglia tra di loro e non sono riusciti a spuntarla l'uno sull'altro, no? Sono sempre un po' rimasti lì a disturbarsi, purtroppo, perché veramente potevano far bene. E poi Penso che invece. avevo anch'io un po' di danno motore, quindi anche lì perdevo e avevo un po' paura, sì, che mi prendessero, però vabbè, è andata bene. Se avessi avuto il passo di gara 1 facevo molto meglio. Ah, e comunque io in Quindi gara 1 ho andavi sbagliato meglio. l'assetto. No, in gara 1 andavo molto meglio. È Ma come? che
Ma se guardi i tempi di gara 1, il gara 1 non so, mai sceso sotto al 38. Invece in gara 2, che ho cambiato assetto perché mi sembrava strano il mio girare, ho cambiato assetto, ho fatto subito dei 37 medi. Ma hai sbagliato il set perché non l'hai ricaricato. No, perché oggi ho fatto una prova e siccome stasera sono arrivato con i secondi contati, non l'ho cambiato. È sempre Mi ho sbagliato. dimenticato. Vabbè, dai. Vediamo se nella prossima gara riuscite a far meglio. No, comunque, a parte gli scherzi, Christian, X-File, dico, ultimamente stai migliorando tanto, eh. Sia come guida che come messa a punto. Messo a punto, ho appena iniziato, quindi può essere solo Può che essere solo buono, allora. Bene, ragazzi, a questo punto io vi Ah, per ricordo questa cosa, le due scusami, devo cose. ringraziare Palermo e Tragic che mi hanno aiutato, e Roberto Ronald che mi hanno aiutato a capire un po' come cazzo si deve mettere mano Cioè, sugli praticamente hai assetti. copiato i loro assetti. No, no, sì. Sto No, scherzando, no, sto no, no. Ah, scherzando, sto però mi scherzando. hanno, cioè, i consigli, cioè, sono stati disponibili a darmi dei consigli. Sì, Anche tu, sì, sì. cioè, ma pure tu mi hai dato dei consigli, cacchio, alla prima gara. È vero. È vero, è vero. E qua non abbiamo ancora ricevuto dei pagamenti. Qua, non lo so. Fine campionato. Fine campionato. Guarda, ti In porto domani a cena natura, fuori. Cristian, in natura, gli mandi No, allora guarda, un sacchetto di facciamo che. broccoli, Il uno di broccoli anche. banana. No, Diciamo che non porto ti il ho aiutato. finocchio e il Diciamo che cetriolo. non ti ho aiutato. No, tienilo, tienilo. Va bene così. Io Va bene, ho ragazzi, proposto un po' di allora frutta e vi verdura, non. ricordo l'appuntamento del Rookie Cup domani con TNT Palermo e Zaffo 07. Zaffaglia, È ragazzo bello del sentire il mio Vi nome ogni ricordo tanto anche. nelle dirette. Com'è? È proprio bello sentire il mio nome nelle dirette, essere Mamma nominato. mia, poi Che complimenti così. megalomane, ragazzi! Che megalomane! E poi vi ricordo di votare il pilota del giorno. E Zaffo, faccio anche te la E domanda vi che ho fatto a ringrazio in loro e poi chiudiamo. anticipo. E poi chiudiamo. Dammi un nome, Zaffo, dammi un nome per il pilota del giorno, secondo te. Proponimi un nome. Beh, a parte me, no, tipo. Calciatelo fuori dal gruppo, perché No, per no, aspetta, favore. aspetta. Se non avesse fatto quella cazzata di X-File, avrei votato lui, ma io darei un mio punto quasi quasi a. Beh, vabbè, tragiche. Lasciamolo stare. Però anche Cristian Palermo ha fatto due ottime Mamma mia! gare. Io lo darei a Due lui. belle gare. Ok. Poi vediamo in un armadietto a fare cose un po'. Vabbè, tra di voi. Qui No, c'è un po' di. mi piacerebbe, ma no. Va bene. Mamma Quindi vi mia. ricordo di seguire la pagina Scuderia Pit e Forza Motorsport Time Attack Italia e votare il vostro pilota del giorno. Lo potrete votare da domani fino a giovedì a mezzanotte. E detto questo, vi saluto. Cristian, vuoi fare il saluto tu, Palermo? Sì, un So che i abbraccio da saluti dietro a tu tutti. ti piacciono. Ciao. Perfetto. Era meglio evitare. Ciao. Ciao a tutti.